che voto avete dato al mercato della Juve? 9. 9. Io ho dato 8,5 e comunque è il voto più alto, quindi, perché per me la Juve ha fatto il miglior mercato d'Italia, forse d'Europa, non lo so, dovrei pensare a... Eh, il Real poi... Madrid ha preso, ha preso Kylian Mbappé purtroppo. Sì, però, per cioè, nel senso, però loro sono non fuori in una categoria. Se considera solo. Il... Cioè, sì, però quanto, quanto si rinforza Madrid rispetto a quanto si rinforza della Juve non lo so. Cioè, se ragioni solo sul singolo giocatore, certo, vabbè, hanno preso il più forte di tutti, però. E soprattutto. Fa un altro sport rispetto alla Juve. Era il Real Madrid eh, da qualche anno a questa parte, per cui la Juve si sta con questo mercato. Anche si sta avvicinando a fare quel tipo di sport lì. Comunque, sicuramente il miglior mercato d'Italia dopo anni di mercati peraltro imbarazzanti della Juve per una serie di motivi, eccetera, eccetera. Per cui in realtà è anche positivo in quel senso. Secondo me, la squadra è notevolmente migliorata. Ma la cosa straordinaria è che lo ha fatto, lo ha fatto anche qui, abbassando i costi, che è una cosa importante da ribadire perché, cavolo anche qua ogni volta che si legge del mercato della Juve, sempre perché ci sono i ragionamenti pessimi da quel, da quel punto di vista eccetera eccetera ehm, cioè di, di gente che, che parla senza sapere come funzionano le cose, si, si dice eh però la Juve come ha fatto a spendere, so, eh come ha fatto, ha fatto perché non funziona come FIFA che tu dai 100 e paghi 20, prendi 20, non funziona così, cioè ci sono dei costi annui, ammortamenti, stipendi lordi eccetera eccetera liberandoti anche solo di Alexandro che era un giocatore totalmente inutile hai liberato una serie di costi che ti, possibilmente ti sei finanziato solo col, con l'uscita di Alexandro due colpi di mercato di quest'anno e a livello di stagionalità chiaramente intendo. E, ma non, poi non solo, perché insomma è uscito anche Scesni che era uno degli stipendi più importanti, Rabio, ma mh, poi hai fatto delle plusvalenze, eccetera, eccetera, quindi insomma ti sei liberato di tantissimi costi e sei riuscito a farlo attraverso un, un mercato che ti ha migliorato, quindi hai abbassato i costi e comunque migliorato, quello è quello il discorso che faccio spesso, cioè spesso si pensa che abbassando i costi la squadra peggiore in realtà è nettamente migliorata la squadra e anche abbassata i costi perché i costi precedenti erano pessimi per una serie di motivi di gestioni societarie folli tra apparatici arriva bene eccetera eccetera il recente passato della Juve è terribile tutti gli acquisti peraltro questo ci tengo ad aggiungerlo spero che Seppa non si offenda per questa considerazione hanno al massimo 26 anni che comunque è un dato da segnalare eh, perché non solo è una, una um, dei colpi che agiscono sul presente ma anche sul futuro e comunque anche su eventuali plusvalenze, qualora decidessi di venderli, eccetera, eccetera. Per cui anche quello è un fattore da considerare. Le cose che non mi sono piaciute, per il quale ha dato tra virgolette solo 8 e mezzo, è che vedo il reparto difensivo un po' corto, tanto che ho dovuto rispolverare, anzi eh, inaugurare, diciamo, Savona dalla primavera perché eh, ti mancava qualc qualcosa là. La sensazione peraltro che ho avuto durante il mercato è che Giuntoli abbia un po' voluto strafare e questo ti ha fatto trovare con dei giocatori che potevi ancora utilizzare almeno per un altro anno, messi fuori Rosa, pensa a che a un certo punto era uscito, infatti poi è rientrato, ma anche Rugani, dico, e cito lui perché è un giocatore che comunque sul quale ha messo le mani, non fisicamente, ma ha messo le mani Giuntoli perché aveva rinnovato il contratto, cioè se erano operazioni vecchie posso capirlo, ma aveva rinnovato il contratto a Rugani dimezzandosi lo stipendio, quindi ci stava a tenerlo come ultima delle riserve così, eh, e invece l'ha dovuto dare in prestito all'Ajax, già l'ho uguale, però lì penso ci sia anche la, la volontà del giocatore di andare via. Quindi, secondo me, qualcosina, cioè, si è voluto un po' strafare, e poi, chiaramente, l'unica... ma proprio stiamo cercando... Delle, delle cose minime, però un'altra cosa che chiaramente è da segnalare in negativo sono rimasti due giocatori sul groppone: ovvero Kostic e soprattutto Artur. Soprattutto per una questione economica, dico soprattutto Arthur Addirittura può essere inserito in lista Champions. Non se è così tanto per inserirlo. Se ha intenzione di reintegrarlo calcisticamente. Poi per me, Artur è un fenomeno, eh, per carità, però questo è un altro discorso, no, no, fenomeno. Sto scherzando, però un ottimo, un buon giocatore. E, um, e l'ho dimostrato l'anno scorso comunque, quindi, quindi sarebbe interessante in, un, in una squadra di Tiago Motta, però comunque un giocatore che non ha senso, cioè ti pesa tantissimo come costi, a proposito dei costi liberati, eccetera, insomma Arthur a tutti i costi tu dovevi provare a, a cederlo e non ci sei riuscito, quindi anche questo è da segnalare come cosa negativa, perché chiaramente Arthur cioè possiamo dire, dare di delle colpe fino a un certo punto perché Arturo è un'operazione folle del, de, di anni fa di Paratici quindi cioè, te la devi accollare per gli errori del passato e, beh, mh, beh, beh, beh. e, quindi, e quindi va così Kostic, Kostic invece è un giocatore meno pesante da quel punto di vista però effettivamente pare sia fuori dal... dal Diciamo dal progetto tecnico, per cui è un altro giocatore che ti è rimasto lì. Non so se negli ultimi ci si inventano qualcosa con qualche mercato ancora aperto, eccetera, in questi ultimi giorni, però non lo so. E quindi questo mi ha fatto dare tra virgolette solo 8 e mezzo, qualche difettuccio che c'era, ma in generale è, un, è ripeto: nel il miglior mercato che è stato fatto in Italia e forse, forse anche qualcosina in più, Cesarione allora io spero di non laggare cioè ditemi voi no, se laggo il motivo per cui prima ho ricaricato la pagina allora io sono completamente d'accordo con quello che si diceva, il vero lavoro che Giuntoli ha fatto è appunto diciamo nelle uscite dove nonostante comunque i mancati addi di Jalot Costice, e Artur eh, e magari Ma il prestito però... secco di Jalot cioè, alla fine è andato in prestito al porto alla fine Jalot, sì sì, alla fine Jalot appunto, no però parlavo di una diciamo soluzione definitiva e eh, no. che non è stata diciamo trovata e, diciamo è, è un lavoro incredibile perché, appunto, diciamo, è riuscito ad andare a far andare via anche giocatori come diciamo, De di Scioglio con una risoluzione, eh, eccetera. E, comunque, ci sono stati dei colpi di altissimo livello. Se, appunto, gli acquisti di Cabal, diciamo, Nico Gonzalez e Calulu e Addis mi portano a essere fiducioso nel senso che sono acquisti a cui dato dal 6 al 6,5, ci sono altri colpi che, secondo me, diciamo. Vanno anche ben oltre nel senso che per me, appunto, diciamo con questo tipo di operazione a questa formula, è un ottimo acquisto. Di Gregorio, che può essere appunto diciamo il futuro portiere della Juventus per un bel po' di anni, è un ottimo acquisto con Seisau, a cui ho dato un 7, perché ha dimostrato di essere il degno sostituto di Chiesa. Eh, per il tipo di, diciamo, di modo in cui gioca a calcio, per il tipo di qualità, per il fatto che l'hai preso in prestito a delle cifre diciamo, poco, non, diciamo abbastanza basse, che, in cui sono compresi anche gli, i costi dello stipendio. E hai comunque una corsia preferenziale o per la ridiscussione, diciamo nel caso in cui non voglia pagare la clausola, o comunque diciamo per la clausola stessa. E poi hai preso degli giocatori che secondo me vanno da oltre il 7, che sono appunto l'acquisto di Program e di Douglas Luiz, perché appunto sono due centrocampisti da 8, 8 e mezzo che hanno una tecnica di base un'intelligenza tattica, un atletismo che allo centrocampo della Juventus mancavano da probabilmente dagli AD di Chiriv e Pjanic, quindi parlo del, dell'ultimo anno, diciamo della Juventus vincitrice, quindi quella con Sarri e chiaramente, diciamo, il colpo di teatro appunto è l'acquisto di Copmeines che è da nove e mezzo c'è cioè un acquisto troppo hai preso un centrocampista a 50 e passa milioni, e uno che ti fa la differenza in fase difensiva e in fase di impostazione, quindi comunque un giocatore è, importantissimo anche dal punto di vista offensivo, intelligente e il vero acquisto è l'arrivo la, di Tiago Motta Tiago Motta sarà capace con questo mercato di situazioni Giuntoli di mettere in evidenza le qualità e le diciamo, potenzialità di questa rosa che sono molto alte. Un acquisto che, se fosse stato fatto nelle scorse stagioni, nel senso che se Terromoto avesse avuto a disposizione la squadra delle scorse stagioni, avrebbe comunque dato alla Juventus un'identità di gioco, una, una personalità capace comunque di poter competere e di giocare anche i grandi scontri con una certa diciamo, sagacia, con una certa tenacia con una certa eh, diciamo intraprendenza abbiamo visto già la Juve in queste prime giornate non ha niente da recriminare, il pareggio con la Roma è appunto figlio comunque diciamo di una partita giocata diciamo da due squadre che si sono comunque più attese che alto, è mancato il guizzo finale però la Juve ha dimostrato di essere una squadra completamente diversa da quella dell'anno scorso una squadra che pressa alto una squadra che ti viene a recuperare il pallone, una squadra che in pochi passaggi arriva in porta una squadra che conta tanto sul giovane di turno come Mangola e Savona Nell'acquisto, appunto, Top Fatto è una squadra ancora incompleta perché, appunto, è una compagine che non ha ancora visto in campo in maniera essenziale ed effettiva: Cop eh, Menes, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, con Seisao e chiaramente parlo anche di Ram, che è infortunato ma dovrebbe tornare a disposizione a breve. Quindi, Piena fiducia sia nel mercato fatto da Giuntoli, piena fiducia nel In Tiago Motta che sarà capace di raccogliere il mercato fatto da Giuntoli e di valorizzare tutti i giocatori messi in campo. Eh, L'unico che mi perplime un pochino, pochino appunto, tra i tanti, eh, è l'arrivo, appunto, diciamo di Nico Gonzalez, di cui non sono un grande fan come giocatore ma non mi ha mai convinto la Fiorentina, è sempre stato un giocatore dal punto di vista della personalità incapace di fare quel guizzo, quel passo in avanti, però come dicevamo tempo fa con Alessandro, essendo Nico Gonzalez uno dei tanti alla Juventus e invece alla Fiorentina il top fondamentalmente della squadra, probabilmente aveva la testa meno, meno diciamo occupata, più sgombra, Potrà essere anche più libero da questo punto di vista, non, dove, non essendo chiamato a essere, diciamo, il top della squadra, ma uno dei tanti nelle rotazioni, appunto, degli esterni offensivi che riguarderanno da UEA fino ad arrivare, appunto, a Nico con Cesao e il Diz stesso. Mi, ma, mi, mi, come diceva Gioacchino in chat, se non sbaglio, era lui. Ehm, sì. Due punti, diciamo, che non mi permettono di dare questo mezzo voto in più e mezzo voto in più per arrivare a 10. Eh, appunto, in difesa siamo un, po un pelino corti. Secondo me avevano altri piani inizialmente, giunto Gomotta. parlo di Delict. Parlo di appunto Calafiori, eh, cioè l'idea iniziale, secondo me, era quella di prendere in considerazione le offerte per Bremer, perché ancora oggi Bremer è quello che suona nel contesto tattico di Diagomotta per quanto tecnicamente sia il miglior centrale in, in Italia, cioè diciamo, eh, in per valore assolutamente, sì, sì, a livello di marcatura. e... Ehm... Però appunto, diciamo, la... molti stanno facendo. Oggi Zazzaroni è uscito con un articolo. Insomma, Zazzaroni la... il Corriere è un articolo La questione. Danilo: la questione da non esiste. La questione da è un giocatore che è stato messo da parte nelle prime giornate. Perché erano le uniche giornate che permettevano a Tiago Motta di provare e di capire se potesse fare affidamento su un Bangula e su Savona era fisicamente non integro viene da una Coppa America estiva ed è un giocatore che ha passato i 30 anni da un bel po' di tempo quindi Danilo rientrerà nelle appunto gerarchie, nelle rotazioni della Juventus, sarà utile perché appunto in fase di costruzione dal basso è uno di pochi che può dare appunto il proprio contributo quindi mi perplime questa assenza difensiva insomma tra centrale e terzino insomma giocatore che può dare il suo contributo anche dal punto di vista dell'impostazione e mi perplime la figura di Milik come unico vice Vlaovic però fino a un certo punto quella della punta perché in realtà si dice già da ora che, ha, che Giuntoli stia lavorando per regalare a, eh, appunto a Tiago Motta un'alternativa o dal prossimo luglio subito magari con, si parlava di Jonathan David acquistandoli in anticipo perché va a scadenza oppure 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 di prendere un vice Mili, un vice Vlaovic nel caso in cui Milk dovesse dimostrarsi non all'altezza sia per questioni fisiche, sia per questioni di affidabilità. Per me è mercato da 9, che può diventare da 10 nel caso del raggiungimento della vittoria di più competizioni o, della, o delle competizioni principali. La Champions non la prendo nemmeno in considerazione. Parlo chiaramente del campionato. Ma se a fine stagione la aiuterò la seconda e mi vince la Supercoppa e mi vince la Coppa Italia e mi fa un buon percorso europeo giocandosela alla pari anche con le squadre più grandi, io sono assolutamente soddisfatto perché. Da oggi comincia un ciclo. Poi è chiaro che a Torino la parola è vincere, ma si, si, vince in, si vince e si vince in modi differenti, perché si vince anche la Coppa Italia con Max Allegri in panchina l'anno scorso, dopo tre stagioni di sperpetuo, e si vince probabilmente anche diciamo facendo eh, diciamo, la vera vittoria è il programmare e il valorizzare una squadra diciamo, che è abituata a lavorare in un certo senso. Quindi io sono contento. No, non no, volevo. No, ho capito il vostro no. sorriso. No, 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 nessun no, imperativo vole... categorico. No, eh, no, 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 nessuno, no, nessuna. Non sono diciamo, parole, non sono parole tipo... che trasvolano. Non... Nessuna... Vincere nessuna... ci proverbai. Nessun ci atto provere. di fiducia. No, no, vincere sì. è, è, è nuovo importante. Nuovo non è importante, l'ultima <ride> è, è l'unica cosa che. No, però, no, è chiaro. Però dovevi citare il motto In... della Juve, se tu dici solo vincere. Un attimo, ah, no, vabbè, dai, dai no, via. no, vabbè, no, no. no, no, no <ride> non ci ho proprio pensato, non ci ho proprio pensato. No, no. E, vabbè, comunque, penso di avere detto quello, quello che penso, quello che penso, l'oggetto, diciamo quello che un po' mi, mi fa dire, non lo so, è Cabal, ma fino a questo momento sembra un giocatore tatticamente interessante e utile a Tiago Motta. Quindi, benvenga, insomma, anche Cabal. Guarda, Ti dico un paio di, di, di cose su, su quello che hai detto. cioè Per quanto riguarda la punta, in realtà, credo che. Sì, non so se come alternativa principale a Vlaovic cioè, è considerato anche Nico Gonzalez perché è chiaro, è, ce l'ha fatto nell'ultima partita e credo che eh anche sì, stavo di, per di dirlo, morte, sì. sia pensato in quel senso. Sul discorso, Danilo, ti aggiungo quello che, aggiungo quello che hai detto tu: non so se avete visto l'intervista di, la chiacchierata di Scesni con um, Luca Toselli sul suo canale. Io non seguo il ragazzo, però, cioè, insomma, mi è spuntata questa cosa. Perché comunque uno, uno youtuber che intervista un giocatore così rilevante, una figura così rilevante, non so se era mai successo comunque. E, quindi esatto, molto molto bella, ve, ve la consiglio perché poi Chesney è un personaggio particolarissimo e interessante. E, e in, quella, in quella chiacchierata parlava anche di Danilo a un certo punto, perché parlava a un certo punto di leader, di chi parla nello spogliatoio, chi non parla, eccetera c'era anche un siparietto in cui raccontava di, di Bonucci che come ce lo immaginiamo è uno che parla anche troppo mentre ci sono altri che, che, che parlano molto meno eccetera eccetera e, e su Danilo ha detto che comunque eh, ha un ruolo super importante proprio a livello di, di carisma all'interno della Juve quindi se te lo conferma uno dall'interno che comunque non è neanche più all'interno quindi non aveva nessun motivo Ma... diretto per farlo Esatto, e neanche la domanda diretta, cioè la, la No, la ma sai, mia. direttore, parliamoci chiaramente Tiago Motta faceva un affidamento estremo dal punto di vista umano a Bologna uh, sulla figura di Lorenzo De Silvestri. Che era praticamente uno degli uomini che più dava, diciamo, carattere, più dava appunto, diciamo, energia, più dava mentalità al Bologna. Secondo me, perché De Sibesti è uno che ha passato nella sua carriera infortuni, ha segnato, ha giocato per squadre importanti come Lazio. Anche diciamo, buona parentesi al Torino anche in Europa. Secondo me, con l'addio di Cesni, con l'addio di calciatori che hanno avuto un'esperienza importante nella Juventus. Danilo è per forza di cose il leader o comunque l'uomo di esperienza di questa squadra è ovvio che Tiago Motta lo vede come tale cioè io non ce lo vedo Tiago Motta a dire no Danilo perché una... cioè molti fanno questa polemica sterile, l'ultimo degli allegriani, Danilo non è mai stato un allegriano Danilo giocava con Pillo a centrocampo non con Allegri, poi è chiaro che Allegri aveva una certa uh, vicinanza ai giocatori umanamente importanti perché non è che dobbiamo dire che Allegri aveva la sua frangia cioè Allegri è uno che è giocatore di grande personalità l'è sempre preso in considerazione, ma parlo proprio dai tempi di Kedira, dai tempi di Manzu, Kiccio, e lui è affascinato dalle grandi personalità, lei è affascinato dai giocatori intelligenti, dagli uomini precisi. Anche Alexander probabilmente umanamente, era una delle persone più interessanti, più belle all'interno dello sport della Juve che piacesse ad Allegri non vuol dire che a Danilo è un allegrano, cioè Danilo era il capitano, doveva dire quello che doveva far stare l'ambiente nel modo più stabile possibile, perché il capitano della Juve tocca sempre la dichiarazione di facciata. Poi c'era chi invece era addetto alle dichiarazioni un po' più pungenti, vedi Cesny, ad esempio. Quindi è ovvio che per me Danilo non è il titolare assoluto per questioni di. Uh, diciamo per questioni di, um, di, di, di età, di anagrafica, di fisico, ma è ovvio che Danilo, dalle prossime giornate, quando potrà essere messo in campo, verrà messo in campo avrà un ruolo predominante nella Juventus perché Danilo lo ha ribadito anche in estate quando ce n'è stato bisogno perché i giornalisti parlavano ha rinnovato e ha detto io voglio rimanere a Torino perché Torino è la mia dimensione, è la mia casa per me a Danilo interessa anche poco cioè per me Danilo deve avere un ruolo preponderante dal punto di vista poi dello spogliatoio poi che giochi meno, è chiaro, cioè è uno che secondo me sa come si fa come cioè Danilo non ce lo vedo dopo che fa le dichiarazioni su, su, sulla sanità mentale dopo che fa le dichiarazioni sul ruolo delle donne nello sport dopo che fa le dichiarazioni su come si affrontano gli impegni, eccetera, eccetera, a dire eh, no, ma io devo giocare sempre. Mira, io è uno che consapevolmente sa quando gioca bene, sa quando gioca male, quando in passato ha giocato male, l'ha detto io giocavo male perché giocavo male e poi stavo anche fisicamente male. Quindi il punto, la discussione per me non esiste nemmeno. Cioè, quindi ci sta che la Juve abbia bisogno in, tutto a questi, in, in mezzo a tutti questi giovani del, dell'uomo di esperienza, perché altrimenti perdiamo proprio l'affidabilità, perdiamo proprio, perdiamo proprio diciamo, la, la dimensione della mentalità. Anche perché, ti aggiungo questa cosa, Danilo che ha 33 anni, se non erro, è comunque il giocatore più anziano tra i titolari, diciamo, perché poi gioca, ci sono Pinsoglio e esatto. Perini, che sono due riserve, e credo che poi il giocatore, diciamo, che, eh, titolare o comunque, che, temente, presente nelle gerarchie, che eh, è più avanzato di età, è Bremer che ha 27 anni. quindi... Cioè, okay, poi ti manca di qualcosa. Io cosine, Bremer, ad esempio, no. lo vedo ancora nel, nel mondo del, non dico delle scommesse, ma è uno che è entrato in un palcoscenico alto. Aspetta, in che ancora? senso? In che senso? Anche qui no, no, comunque fa... è uno che fa... entra come in... Fagioli, cioè anche no. lui nel mondo delle scommesse, cioè... no, no, vabbè, no, 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 nel se... Nel se... No, vabbè, no, dicevo Bremer è uno che comunque è entrato in un palcoscenico oh, alto ad età più avanzata, quindi è uno che in realtà di grande mentalità la sta, anco... cioè, la sta ancora imparando, capito? Sta ancora. C'è cioè uno che comunque, non, cioè non è Danilo, non è arrivato mentalmente dal punto di vista del mondo calcistico, quello dico perché prendere giovani giovane, cioè 7 anni per un difensore vuol dire che c'è 10 anni di gaglia davanti, cioè, questo vuol dire quindi la Juve ha bisogno di questi uomini. Qui cioè, da un'interpretazione un secondo me del tifo juventino su Danilo, credo che eh, molti avendo vissuto, essendo comunque lui un rappresentante forte della Juve perché è il capitano. In un periodo, in uno dei peggiori periodi recenti della, della storia della Juve, cioè la Juve veniva da nove scudetti vinti consecutivi. E quanti anni sono adesso che non vince lo scudetto? Quattro anni, quattro stagioni senza vincere lo scudetto. Questa sarebbe la quinta. E per cui, insomma, da quel punto di vista, ehm, quando le cose vanno male, comunque. Hai per forza di cose la necessità di sfogarti con qualcuno e quel qualcuno, in quel caso, secondo me, nonostante non se lo meriti, non se lo meriti se per, per le prestazioni che, che ha dato alla Juve, per quello che ha dato alla Juve, è un po' danito perché il capitano non avesse avuto la fascia, magari non, non, sarebbe, non ci sarebbe stata questa frangia di, di tifo che è contro, contro il brasiliano, credo. Cioè questa è la mia interpretazione così sociologica senza alcun io credo, che per la Juventus, nessuna... io credo che per la Juventus credo che per la Juventus uh, lo scambio Danilo Cancelo sia comunque resti, comunque resti come... il colpo del millennio della storia della Juve fino alla ecco, fine dei tempi abbiamo perché... detto tutte cose giuste dovevamo dire per forza una cazzata cioè, ma questa è una cosa proprio senza ma senso. io rinuncerei a Cancelo in qualunque, possi in qualunque squadra Vabbè. possibile e immaginabile 100.000 volte meglio Danilo che in castello per due ore, hai capito? Ore. E, mh, Seba, se vuoi aggiungere qualcosa sul, mh, sul discorso Juve? Ma Volevo... eh, beh, prima di tutto scusatemi stamattina al cinema, vabbè, e, però vabbè, <ride> mh, lasciamo stare. E, no, beh, in realtà ho detto tutte cose giuste. E, mh, è un mercato di ricostruzione ampio. Io l'anno scorso dicevo, eh, quando la Juve era in testa al campionato, comunque l'ottava per essere in quella zona lì, che non bisogna esagerare le aspettative mai, perché un gruppo, secondo me, eh, si responsabilizza e, e si crea anche in un contesto di diciamo. Tranquillità, ecco. Cioè, io non esagerei, la Juve non deve vincere il campionato quest'anno, non lo deve fare subito, non ha l'obbligo di farlo subito. Eh, so che, ovviamente, essendo parte del DNA, anche in un certo senso del, della Juve eh, tanti tifosi si aspetteranno questo dopo aver visto questo inizio prima di tutto, ma soprattutto dopo aver fatto un mercato del genere. Eh, va ricordato che, insomma, cioè, i meccanismi. Non sono subito sempre ben oliati, le cose non funzionano sempre subito come, come si vuole. Eh, se lo fanno, tanto di guadagnato, per carità, però mh, non porrei eh, l'obbligo di vincere, come, come succede spesso alla Juve, non opporrei nessun obbligo di vincere. È una squadra estremamente giovane, tanto nuova, eh, soprattutto nei suoi pezzi pregiati, è tanto nuova. Che sta cercando di svoltare, di far partire qualcosa di nuovo. Eh, L'obiettivo quest'anno deve essere lottare in, certa, in una certa qual misura anche per lo scudetto, se si vuole, però rimanendo ben salti sul fatto che il minimo, e, e va raggiunto quel minimo, è qualificarsi in Champions League, fare una buona stagione in tutte e tre le competizioni sì. e basta. Nessuno dovrebbe mai avere l'obbligo di vincere. In uh, opinione mia personale, poi ci sono dei casi in cui magari questa, questa frase va a farsi benedire perché si fa il mercato. Per esempio, il Paris Saint Germain ha l'obbligo di vincere tutti gli anni perché è una squadra che spende, che spande, che non ha rivali nel suo contesto nazionale, così come dovrebbe avercelo il Bayern Monaco. Però mh, in Italia le cose sono varie. Quest'anno, questi ultimi quattro anni ci hanno, ci hanno consegnato quattro verdetti diversi per lo scudetto. Cioè, no, no, non è vero, però nel senso... Quattro sì, sì, sì. anno dopo senza, senza soluzione. Anzi, gli ultimi cinque se ci metti dentro in 5 Juve. se aggiungiamo l'ultimo anno della Juve. Quindi, insomma, Juve eh, prendetevi la vita serenamente, per cortesia. Eh, lo so che poi sono sempre 11 giocatori che vi fanno il fine settimana, è una cosa che succede a tutti: i tifosi. Eh, state sereni. Cioè, quest'anno nessuno <ride> ha l'obbligo <ride> di vincere, nessuno si ha l'obbligo di fare si ha l'obbligo di fare bene. La Juve quest'anno ha. Un allenatore nuovo, rampante, con tante belle idee e una concezione di calcio molto moderna che le invidio moltissimo. Eh, però, ecco, eh, tanta novità, tanto, tanto, Esatto, Tiago, stai sereno. Tanta novità, tanta gente nuova, tanta gioventù soprattutto, legittima, no? ad abbassare un pelino le aspettative. Cioè, se, se appello ai tifosi della Juve, per piacere, eh, unico, primo e unico appello che mai rivolgerò ai tifosi della Juve, per piacere, trattatemi bene, Tiago Motta, eh, fate il possibile per farlo sentire a suo agio e soprattutto, siccome sembra che si stia costruendo qualcosa di diverso, che non ha precedenti, secondo me nella storia della Juventus come, come club, come, come idea e, e anche come gioco, sembra che si stia costruendo qualcosa di nuovo, eh, per piacere tenetevelo stretto non rovinate tutto con delle aspettative insensate cioè vinciamo lo scudetto quest'anno per forza se non è un fallimento vinciamo la Champions League in tre anni per forza se non è un fallimento godetevi il progetto per cortesia poi i risultati non arriveranno con calma e se non dovessero arrivare comunque c'è sempre Massimiliano Allegri certo. eh, basta <ride> no, chiuso... comunque con la, la tua considerazione interessante anche no? di, 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 di... Propositiva no? dal punto di vista anche mentale e psicologico, non solo per i tifosi della Juventus, ma per tutti i tifosi di tutte le squadre. Quindi non fatevi incatenare mentalmente da quegli undici in campo, eccetera, eccetera. E mi ha ricordato, peraltro, che, eh, cioè, che è una cosa che, effettivamente, sulla quale si è, si è discusso poco, si è chiacchierato poco: il fatto che, comunque, eh, <ride> vabbè, questa, questa è interessante come visione, che comunque. Um, Tiago Motta, ci scordiamo che è vero che ora è l'allenatore della Juve, eccetera, eccetera, però è stato uno degli eroi del triplete dell'Inter, quindi effettivamente anche quella cosa è interessante come, come dinamica di tifo, diciamo. Ma prima di chiudere, ultimissima considerazione, anzi chiuse le considerazioni sul mercato della Juve, gli dico la cosa più importante che deve fare ora la Juventus, cioè ora che il mercato è finito, la cosa più importante che deve fare la Juve. O a livello societario intendo è al di là di come la pensiate sul ragazzo, se vi piace non vi viare perché poi c'è sempre discussioni sul calciatore ma la cosa più importante da fare alla Juve è rinnovare Dusan Vlaovic è la prima operazione da fare quella sulla quale vanno messe tutte le energie per quale motivo? Perché ha un biennale ancora due anni? Se lo lasci a un anno dalla scadenza ti ritrovi nella situazione di chiesa con lui che ha il coltello dalla parte del manico e finisce uh, no, stanno, a stanno sì. lavorando, stanno lavorando. Quello e soprattutto perché ha un contratto che è una follia: perché gliel'ha fatto, arriva bene con questo stipendio a crescere. Cioè, Brovic pesa 22 milioni lordi. Cioè, solo con lo stipendio è il giocatore più costoso del, di tutta la serie A a livello di, di, di costo a bilancio. E, mh, in più ci devi mettere quasi 20 milioni di ammortamento, perché comunque io lo pago circa un'ottantina di milioni dalla Fiorentina. Per cui costa quasi 40 milioni di, 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 di anni a bilancio, che è una follia. Rinnovando il contratto, che succede? Oltre a rimandare il discorso del, della scadenza del contratto, bla bla bla. Eh, l'ammortamento si abbassa perché l'ammortamento cioè il eh, quanti soldi è speso divisi in quanti anni di contratto per il cartellino vanno poi eh, con il residuo a bilancio quindi su due anni dovrebbero essere non lo so una trentina di milioni vanno divisi in quanti anni sono eccetera eccetera quindi mm. si abbassano molti costi da quel punto di vista in più in teoria credo immagino lui potrebbe anche accettare un contratto a ribasso economicamente Ma lui prende tipo 12 milioni, c'è cioè una roba folle. Infatti, quindi... stanno provando ad abbassare il fisso, ma comunque eh, è la strada che lui vuole con i bonus. Che secondo me è la formula migliore, cioè quella è la eh, cosa che devono fare. Hai il dovere, cioè, insomma, hai il dovere. Tu, Juve, tu, giuntoli di conservare il fatto che tu hai potenzialmente il migliore attaccante della serie A. Per me, a mani basse, per come la vedo io. Poi sono gusti personali, Nel senso ma al che di là devi delle danni, anche... deve ancora di dimostrare... E poi non puoi perderlo a zero, non puoi perderlo oppure a poco. A un anno di scadenza dal esatto. contratto, come chiesa hai bisogno di farlo io, a mm. prescindere dal fatto che tu voglia puntare o meno su Vlaovic. In futuro, esatto. che se tu Blauic lo metti sul mercato, non c'era. Secondo me, non c'è la stessa situazione che si era con Ossimen. Ma ti vengono a bussare alla porta tranquillamente a prezzi, diciamo, non si creano quelle situazioni. Quindi, per me, è una esatto, cosa che perché... va fatta. E se viene fatta in questi periodi, è un'ottima cosa. Anche perché no, è già rinnovato sono... il Diz. Quindi, la strada è giusta. No, no. È un'operazione veramente che prescinde i gusti sul giocatore. Va fatta perché, proprio, è un'operazione necessaria dal punto di vista economico perché la Juve Ha sì. abbassato i costi e li avrebbe abbassati molto di più, di più se non ci fosse stata questa situazione di, di Vlaovic che ha aumentato lo stipendio con lo scattare dell'anno nuovo, eccetera, eccetera, del, della nuova stagione, eccetera, eccetera. Per cui, fondamentale, mentre il Gallo canta e ci indica è anche. Pura e ci indica anche che stiamo per per, per cioè, andare in il gallo, chiusura. no non è mio ed è dei miei vicini io ho vicino una c'è okay. un'aia vicino a me ha il un concetto di alto particolare un fuso orario un po' sballato però mi rendo... eh sì infatti vabbè. e direi dire eh. che col gallo che canta ci possiamo anche salutare